questa è abbastanza difficile, però lui se lo ricorda abbastanza nitidamente, lo diciamo subito chi è? Sì. Eccolo qua, Nino Manara, che tra l'altro anche è autore di Lupo Alberto, perché è apparso in questa storia, Le vacanze esotiche di Lupo Alberto. Sì, io non sapendo di niente di Napoli, non mi penso. Eccola qua. Viene ovviamente questa storia che avrebbe dovuto vedere protagonista appunto queste donnine, ma io non ero stato in grado di farli segnare. E quindi hai chiamato uno il primo che ti è capitato. Per cui ho chiesto a Nino, col quale è molto amico, con Firenze, perché abbiamo cominciato, perché infatti abbiamo cominciato con le ragazze, perché lui veniva con le ragazze a farci delle storie, che erano questi processi alla storia, eseguire queste cose, poi anche per Darta Linus insieme a Silverio Pino, c'era Scignotto faceva. E per cui spesso lui era di Verona, io venivo da Modena, ci si incontrava spesso a Milano, si passava serate insieme, ci si raccontava un po' dei nostri tormenti, di giorni spianti intorno. Per cui c'è stato questo rapporto molto bello di amicizia, che non sapevo però che fosse tutto insieme da 25 mila lire. Sì. Questo album poi è stato esposto alla sua mostra che ho avuto il piacere di curare a Tena Comics, dove ho messo i vari altri personaggi che lui ha disegnato assieme a quelli della Marvel. Va bene, se c'è giusto un minutino, perché poi dobbiamo andare a inaugurare.